Grazie, volevo ringraziare l'organizzazione per avermi invitato e Tiberio in particolare per la sua gentilezza. Cercherò di far capire qualcosa di quello che avevo intenzione di dire in estrema sintesi, cercando innanzitutto di caricare la presentazione. Analysis è un laboratorio di analisi degli alimenti, intanto parto, che si occupa di controllo degli alimenti e siamo diciamo, un'azienda, quindi diciamo, lo facciamo per conto delle aziende alimentari e forse è importante questo, visto che oggi abbiamo parlato di alimenti, ma ovviamente dobbiamo ricordarci che dietro c'è un mondo che produce gli alimenti e la sicurezza alimentare va fatta a partire fondamentalmente dall'autocontrollo, che è un obbligo che le aziende devono ovviamente rispettare, e per far questo si devono appoggiare a laboratori ufficiali che a loro volta devono essere controllati. Un aspetto importante è che noi siamo un laboratorio sì privato, ma che sottostà dei controlli di un ente unico in Italia che si chiama Accredia, e quindi siamo un laboratorio accreditato, che verifica che noi operiamo secondo la norma ISO 17.025. Che significa? Significa che ciò che facciamo noi, non vedo perché, non è la mia presentazione, ok, eccola. Cosa devo fare? Se qualcuno mi aiuta non riesco a capire perché non mi apre la presentazione. Dicevo, l'organismo accredita i laboratori e verifica che operano secondo la norma ISO 17.025, se qualcuno mi aiuta. Non è questa. E quindi diciamo, verifica che le nostre attività siano uguali a quelle che vengono svolte negli altri laboratori in giro per il mondo che sottoscrivono la norma ISO, e questo garantisce diciamo, il mutuo riconoscimento del dato analitico e di conseguenza anche partecipa alla libera circolazione delle merci, questa attività ovviamente. Qualcuno mi può aiutare per... non trovavo la parte, scusatemi. Questo diciamo è l'aspetto fondamentale. Quindi noi operiamo diciamo, per conto delle aziende, ma anche per conto di organi, amministrazioni pubbliche come le regioni, le province, eccetera, a fare questa attività di ricerca di contaminanti che oggi sono stati citati più volte. Volendo fare un rapido escursus su questa nostra struttura, salto tutte queste diapositive. Questo è quello che vi ho appena detto. Due parole sui numeri. Noi siamo un laboratorio che si occupa, per esempio, nel 2013 abbiamo analizzato 30.000 prodotti alimentari, abbiamo fatto 300.000 analisi. Quindi vi dico, il nostro punto di riferimento è importante, nel senso che per le nostre mani passa veramente tanta parte della sicurezza alimentare. Questi sono tutti i riconoscimenti necessari per fare questo tipo di attività, tra cui appunto il riconoscimento del MIUR, anche noi siamo un laboratorio di ricerca, anche noi partecipiamo a un progetto cluster che è, come accennava la collega prima dell'Enea. Questi sono i due punti fondamentali su cui lavoriamo: la qualità, perché è importante che gli alimenti siano anche buoni, ovviamente facciano bene alla salute, e ovviamente sicuri, sicurezza alimentare, quindi che siano assenti di prodotti diciamo xenobiotici, cioè tutto quello che nell'alimento non dovrebbe esserci, che però per vari motivi c'è. Ho scritto food safety per non scrivere sicurezza alimentare, che sappiamo che significa tutt'altro, cioè la disponibilità degli alimenti. E poi qui ho cercato di fare una carrellata che farò velocissima in due minuti, per poi arrivare rapidamente alle conclusioni. Quali sono tutti questi problemi di sicurezza alimentare? Perché sono tanti, oggi li abbiamo citati, ma forse è il caso di fare un elenco rapidissimo. Tutti i fitofarmaci, che sono un male comune, un male necessario, perché ovviamente senza i fitofarmaci non si avrebbe la qualità e la quantità dei prodotti agroalimentari necessari a sfamare il mondo. Però è importante che qualcuno controlli che i residui di fitofarmaci che arrivano sul nostro piatto siano adeguatamente al di sotto del limite di legge. Il limite di legge che è fatto sulla base di effetti tossici, quindi i fitofarmaci purtroppo sono tossici. Molto spesso, siccome parliamo di 1.000 molecole, fitofarmaci registrati sono questo numero così elevato, molto spesso sono tossici per lo stesso organo bersaglio, quindi c'è un effetto sinergico, quindi c'è una problematica grande. In questo ambito sono stati fatti negli ultimi 30 anni dei passi da gigante. Considerate che noi prima riuscivamo a vedere dei contenuti di fitofarmaci intorno al milligrammo chilogrammo di alimento, adesso siamo arrivati al microgrammo chilogrammo, significa un milligrammo di sostanza tossica su una tonnellata di alimento, cioè il famoso ago nel pagliaio. Questo è fondamentale proprio per questo, perché di fitofarmaci purtroppo possiamo trovarne diversi nello stesso alimento. Farmaci veterinari, non dico altro, praticamente la stessa cosa, anche gli animali purtroppo
troppo si ammalano, è giusto che debbano essere curati con gli antibiotici, con tutti i farmaci chemioterapici necessari, però non, è importante che questi farmaci non arrivino nel piatto. Le sostanze anabolizzanti non ne parliamo perché quella è semplicemente una frode, qualcuno per far fare aumento ponderale rapido agli animali dagli anabolizzanti, che però sono degli ormoni e molto spesso creano problemi agli adulti, ma tantissimo ai bambini. Non mi dilungo su questo. Metalli pesanti purtroppo è causa dell'attività, diciamo, antropica dell'uomo, che inquina l'ambiente e poi risalgono, diciamo, la catena alimentare fino al nostro piatto. Micotossine, qui 30 secondi bisogna spenderceli, è un problema grandissimo. Le micotossine è uno dei problemi più grandi di sicurezza alimentare. Il sistema d'allerta alimentare è pieno di allerte in merito alle micotossine da sempre, da quando è stato creato, dal 2003. E su questo però è importante parlare, perché le micotossine sono un problema. Cosa sono? Sono delle sostanze tossiche naturali che si formano, che vengono formate dalle muffe. Per fortuna non tutte le muffe formano micotossine, e per fortuna non tutte le muffe che producono micotossine le formano sempre, le formano solo in particolari condizioni. Però pensate per esempio ai cereali, ne abbiamo parlato più volte questa mattina i relatori precedenti, che girano il mondo, cioè parte una nave dal Canada e arriva per esempio nel bacino del Mediterraneo dopo 60 giorni. Quel grano che sta nella stiva probabilmente può formare delle muffe in condizioni di temperatura e umidità particolari, e quindi si possono formare micotossine. È un problema molto importante su cui bisogna investire. Faccio un esempio. Qui sono citate le micotossine, una famiglia grande, aflatossina e ocratossina. L'ocratossina A è la micotossina del caffè. Al primo congresso nazionale sulle micotossine, il fondatore di una famosa ditta di caffè che finisce per Y, avete capito tutti, fece un intervento brillantissimo parlando di un aspetto geopolitico, cioè il caffè dove viene prodotto? Viene prodotto nei paesi in via di sviluppo, paesi tropicali. E non so se avete mai visto il caffè prima che diventi un chicco, come lo vediamo noi, è una drupa, è come l'oliva, un chicco d'oliva, e quindi ha una parte, diciamo, molto ricca in acqua. In questi paesi che succedeva? Per lo stoccaggio, non avendo strutture, raccoglievano il caffè e lo mettevano in una buca a terra. Questi signori sono andati a vedere quello che facevano, gli hanno detto: fermi, vi diamo almeno un foglio di nylon, di plastica, cioè costo zero, hanno ridotto del 50% all'origine la quantità di ocratossina. Quindi la sicurezza alimentare è importante farla come prevenzione, perché poi quando il problema c'è nell'alimento, molto spesso noi semplicemente diciamo sì, c'è, ma è troppo tardi. Andiamo velocemente, OGM non dico nulla, microbiologia e patogeni, ok, siamo d'accordo. L'ultima riga, questa che io non riesco mai ad aggiornarla, gli altri contaminanti. E questi sono il frutto, sono purtroppo, diciamo, nomi tristemente noti per allerte alimentari recenti, dal 2003 in avanti ne sono capitate tanti: idrocarburi policiclici aromatici, PCB, diossine, acrilamide, sudan, ITX, melamina. Qui due case history, bisogna dirle. L'acrilamide, che cos'è questa molecola? Viene utilizzato per esempio come polimero nella purificazione delle acque. Che c'entra con gli alimenti? Apparentemente niente. È tossico, è mutageno, è cancerogeno, però negli alimenti si forma, ma non ce lo mette nessuno, si forma durante la trasformazione tecnologica. Quindi vedete, la sicurezza alimentare è fatta di tanti aspetti, anche la tecnologia. E vi aggiungo, adesso vi dico, in quali casi? Nel caso di alimenti amidacei ricchi di aminoacidi liberi, in particolare asparagina, zuccheri riduttori liberi, quando vengono sottoposti a processi termici violenti. È l'identikit della patatina fritta. Non a caso questa allerta alimentare nacque così nel 2003 con una rivista tedesca, non ricordo se Der Spiegel, il titolo Patatina Killer, che questo è il modo più negativo, nessuno l'ha detto oggi, la sicurezza alimentare molto spesso viene comunicata male, malissimo, cioè terrorizzando il consumatore, che è sbagliato, perché è giusto informare il consumatore, è sbagliato terrorizzare, perché poi succedono delle cose clamorose che il consumatore si impaurisce, non compra più quel prodotto e le aziende chiudono, posti di lavoro in meno, eccetera. Questo poi succede anche nell'home cooking, quando facciamo le patatine fritte a casa nostra si forma l'acrilamide, quando si esagera nella cottura. Quindi le patatine non fanno male, ok, sto tagliando, ma bisogna cuocere nel modo giusto. Questo è un workshop a cui partecipiamo addirittura personalmente a Bruxelles quando nacque questo problema. Dico una parola, quando ci sono queste problematiche, il primo problema è l'acrilamide, qualcuno l'ha mai cercata negli alimenti? La risposta è no, quindi bisogna che i laboratori si mettono a lavorare per capire come cercare l'acrilamide negli alimenti. E questo è quello che fa la Comunità Europea. Nel 2003 chiamò appunto a raccolta tutti i laboratori per trovare un metodo, e è stato fatto tante altre volte. Molto velocemente, il sudan, questo fatemelo dire, un minuto, il sudan cos'è? Un colorante cancerogeno che veniva aggiunto nella polvere di peperoncino, altra allerta alimentare del 2003, per renderlo più accattivante, per venderne qualche
chilogrammi in più. È assurdo aggiungere una sostanza cancerogena, appunto, che viene utilizzata nelle vernici, nelle industrie, dei lucidi da scarpe, degli inchiostri, per vendere qualcosa di più. E questo è un po' preoccupante. Andiamo veloci qui, le molecole chimiche non ve ne parlo. Questa, scusate, ci sono particolarmente affezionato, l'ITX, altra allerta alimentare, questa è l'allerta alimentare del Tetrapack, non so se ve lo ricordate, che il Tetrapack, il miglior contenitore in assoluto per gli alimenti, e continua ad esserlo, venne messo sul banco degli imputati dicendo il colore che sta fuori al Tetrapack va dentro il latte. Impossibile, non è così. Però si trovava l'ITX, che è una sostanza che serve per colorare le bellissime confezioni di latte per bambini, andava dentro il latte. Come mai? Perché, pensate, la Tetra Pak usa questo prodotto da tantissimi anni, però non si era mai verificato che andasse nel latte. Tutto d'un tratto si è scoperto che stava nel latte. Perché? Perché la Tetra Pak, per avere, diciamo, un occhio di riguardo nei confronti dell'ambiente, ha iniziato a costruire il Tetra Pak non con cellulosa vergine, ma con carta riciclata. Il Tetra Pak, prima di essere un parallelepipedo, è un cilindro di carta arrotolata, la parte esterna striscia sulla parte interna, questo prodotto non legato bene sulla carta riciclata andava a attaccare sulla parte interna, poi arrivava al latte che lavava tutto e prendeva l'ITX. Quindi io dico, quando si opera nel settore alimentare bisogna avere una coscienza superiore, pensare due volte quando si fa una modifica a cosa succede, perché c'è sempre un'azione e una reazione, spesso che la reazione non è così bella. Ultima, ho finito questa, fatemela dire, melammina, latte per bambini, l'allerta della morte di bambini per aggiunta di melamina nel latte in polvere, questo è successo in Cina, cosa dire? Niente, non facciamo commenti, però anche qui per motivi meramente di mercato. Allora, la melamina è un composto fortemente azotato, per aumentare il titolo in proteine di questi latti in polvere veniva aggiunta la melamina, senza parole ovviamente, e anche qui il problema è stato mettere a punto un metodo perché nessuno se lo sarebbe mai immaginato. E un altro problema è che questa melamina sta anche nelle stoviglie in plastica, quindi adesso il problema del latte in polvere per fortuna risolto immediatamente nel 2008, nel 2013 sta tornando di moda la melamina perché dai piatti in plastica vanno nelle nostre alimenti caldi. Scusate per la rapidità, ma purtroppo è così. Dato che è stata chiamata... I due messaggi fatemeli leggere. Noi siamo ciò che mangiamo, lo dice Feuerbach, e è vero, e fa che il tuo cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo, lo diceva Ippocrate, V secolo a.C. Dobbiamo ricordarcelo.